come potete notare, in questo momento io ho qui Samsung Dex, sto utilizzando liberamente Samsung Dex e come è collegato? Non ci sono cavi, quindi zero sbattimenti. Salve a tutti, sono Marco Campanella, benvenuti sul mio canale e con questo nuovo video non vi parlerò di Dex, perché l'ho già fatto in due video qui sotto, non ci sono state dei grandissimi cambiamenti, ve ne parlerò più in là perché ho scoperto determinate app che sto utilizzando tanto, ma per utilizzare al meglio Dex con il mio nuovissimo S23 Ultra, la mia magica S Pen, ho tutta una serie di accessori che secondo me fanno la differenza nell'utilizzarlo comunemente con un monitor, eccetera, eccetera, e piuttosto che averlo sempre a disposizione, ovunque. E tutti gli accessori che vedete qui sopra sono degli accessori appunto che mi danno la possibilità di utilizzare Dex, Samsung Dex, ma non solo, però diciamo Samsung Dex nel migliore dei modi, ed è veramente veramente figo. E mi raccomando ragazzi, se vi piacciono questi contenuti iscrivetevi al canale, a voi non costa assolutamente nulla, così potete sostenere me e sostenere le mie nuove idee, nuova tecnologia che porterò sempre sul canale. Trovate tutti questi accessori linkati sotto in descrizione, quindi se volete potete andare ad approfondire sul singolo prodotto, oppure scrivermi nei commenti, così io magari potrò darvi delle risposte. Ma e partiamo subito con un oggettino che sono queste bellissime Logitech Zone Vibe 100, che sono uno spettacolo. Sono l'ideale per tutte quelle che sono le videoconference, anche il gaming, quindi per chi gioca e vuole condividere con gli amici può farlo. Queste cuffie sono Bluetooth e in questo momento sono collegate in Bluetooth con il mio device, con il mio Samsung S23. E quindi ricevo una telefonata, voglio ascoltare della musica, sto montando un video, voglio farmi una partita di videogames. Con queste cuffie, ragazzi, la particolarità è, oltre a essere avere un look, diciamo, più carino, più giovane, anche tenute messe così esposte, sono molto fighe, sono leggerissime e vi posso garantire che vi possono dare enormi soddisfazioni, soprattutto sulle lunghe sessioni. Abbiamo Bluetooth 5.2 e un raggio di copertura wireless di 30 metri, due microfoni e le ho provate, le ho testate e chiunque dall'altra parte mi diceva che mi sentiva molto molto bene. E diciamo che quello che accade sempre quando non ti capiscono dall'altro lato, cioè degli auricolari, che fai, li togli e adesso come mi senti? Ti sento bene. Ecco, ho fatto questa stessa prova con loro e con lui e praticamente la differenza non si è sentita, proprio grazie a questo beccuccio che esce, che è molto molto vicino alla bocca. Si sentono molto molto bene, mi ero preso giusto qualche informazione, qualche specifica tecnica. I driver sono da 40 mm e vi posso dire che chiaramente non stiamo parlando di cuffie pazzesche per ascoltare l'audio, però vi posso dire che si sentono molto molto bene, spingono bene sui bassi, quindi anche per i videogames si vede proprio che sono studiate per lavorare bene sui medi alti della voce, soprattutto i bassi con i videogames. La cosa figa è che hanno 18/20 ore di utilizzo prima di essere ricaricate e sono comodissime, sono leggerissime, in testa stanno veramente veramente bene, onestamente sono anche di buon gusto. Esistono anche in diversi colori, io ho scelto queste nere e grigie che sono molto molto carine. Altri due prodottini che secondo me, anche se sono separati, si possono acquistare anche separatamente, ma ripeto, fanno parte del mio kit Samsung
Samsung DeX Kit, sono la Logitech, la tastiera Logitech K380 e il mouse, il peblettino, il classico peblettino M350. Sono due oggettini che stanno secondo me molto molto bene sulle scrivanie, perché sono piccolini, fra l'altro i vari colori potete scegliere, e sono assolutamente comodissime quando le portate in giro. Hanno la batteria entrambi e secondo me questa non è una roba negativa, perché poi mi dimentico, le devo mettere in carica eccetera eccetera, fra l'altro lui dura una batteria un'eternità, una vita. Tutte e due si collegano in Bluetooth e in questo momento sono collegati al mio S23 Ultra, quindi io sto utilizzando di fatto un computer che, dove tutto quanto è veicolato qui, quindi la potenza di Samsung DeX. Io finisco, posso lasciare così o portarmi dietro via la roba, è comunque tutto qua dentro, quindi figata cosmica. Ritornando alla tastiera e al mouse di Logitech, tre tasti funzione ci danno la possibilità di switchare anche con altri apparati comodamente. Io ho settato in questo caso solo il primo, ma avrei potuto settare il secondo, che ne so, con un iPad, con un Mac, con un PC, come voglio. I tasti funzione che sono tutti programmabili, e devo dire che anche con Samsung DeX, non tutti ma comunque gran parte, funzionano. E i tastini, cioè sono, è carina come tastiera, chiaro non è una tastiera di quelle come magari qualcuno di voi può essere un appassionato, però devo dire che funziona molto molto bene, è comoda, è una tastierina che la metti nello zaino, l'accendi, la spegni, si collega subito e ti dà la possibilità di mandare una mail, addirittura scrivere e vedere scritto qui, cioè non c'è bisogno di lui, che ora arriverà, ora ve ne parlo. Quindi mouse e tastiera, e per completare diciamo questo trittico che diventa un poker con lei, che è una bellissima, devo dire molto di design, molto figa webcam, che vi dico sto trovando. Allora, ho tardato il video anche perché stavo cercando di trovare il modo di farla funzionare, perché lei è Type-C, di farla funzionare con Samsung DeX. Dovrei esserci riuscito, arriveranno delle storie, dei shorts, dei reel eccetera eccetera con l'aggiornamento, e vi dirò cosa, come ho fatto. L'ho provata sul mio Mac e anche questa rientra nel pacchettino, non è Bluetooth, quindi ripeto, si deve collegare. Io l'ho collegata a una parvenza di funzionamento, però diciamo che c'è bisogno evidentemente di qualcosina, ecco, devo spippolare e vi saprò dire. Però provandola sul il mio Mac ho avuto modo di testarla insieme alle cuffie, e lei è la Brio 500, è una webcam in full HD 1080p 30 fps, e devo dire che funziona molto molto bene, ha una ripresa, una messa a fuoco automatica molto efficace, non è banale, non è scontato. E fra l'altro abbiamo possibilità anche di avere uno zoom digitale che arriva fino al 4x, per diciamo che non lo utilizzerei a meno che non siamo molto lontani, perché chiaramente essendo digitale sgrana, e l'ottica è una 4 megapixel, che va assolutamente bene, anche perché comunque con un formato così piccolo diciamo che riesce a lavorare meglio in situazioni dove lei deve lavorare, quindi immagino stanze che non siano propriamente troppo illuminate, quindi questo va a compensare la mancanza di luce, e quindi lavora molto molto bene sotto questo punto di vista. Ha un doppio microfono incorporato che ho utilizzato, ma diciamo che preferisco di gran lunga il microfono utilizzato da loro, ho preferito. E cos'altro? La particolarità è che se questo è tutta una roba itinerante che schiaffo nello zaino e porto via, mi sarebbe piaciuto, e magari lo farò, diciamo che questa, avendo questo Type-C,
diciamo, si sposa meglio con una situazione più desktop, quindi la mettete e ha anche questo bel gancetto che la rende abbastanza stabile. E abbiamo anche qua la rondellina, come vedete, che dà la possibilità di oscurare, quindi se qualcuno vuole fare il furbo, ci vuole guardare, ecco, non potrà farlo. E quindi Logitech, grazie Logitech, io penso che i loro prodotti, è inutile dirlo, siano dei grandissimi prodotti e secondo me vale la pena. Con DeX, con Samsung DeX, funzionano molto molto bene e quindi se avete intenzione di mettere su un sistema come questo, il link sotto, vi linko tutti i prodotti, i prodottini con i vari sconti, sconticini eccetera, andatevi a vedere. Male assolutamente non fa. Ma prima di passare a, diciamo, il pezzo forte che ora vi faccio vedere, ragazzi, dovete guardarlo perché, ripeto, io in questo momento sto utilizzando Samsung DeX e, come vedete, non c'è niente collegato. Tutto qua e qua e soprattutto qua, che ora ve ne parlo. Vi volevo parlare un po' di protezione dello smartphone, perché è vero che lo smartphone senza cover è più bello, soprattutto se con questo ne parleremo in un altro video, ma volevo approfittare per parlarvi velocemente di Elago, che, come vi ho detto in precedenti video, anche in de determinate storie, mi ha fornito appunto queste quattro cover che io sto provando. In materiali totalmente differenti abbiamo questa classica cover con all'interno questo scamosciatino che è molto molto bella, molto bello nel colore, questo colore stone che riprende un po' il bianco del mio smartphone in silicone gommato, quindi molto molto carina. Questa che mantiene lo stesso silicone, soltanto che ha questa base estraibile, potete divertirvi nel prenderne altre, accoppiarle con i colori. A me onestamente questa mi piace molto, molto sprint, un po' diversa dal solito. La stessa identica pellicola che è sempre della serie Glide, che vi consiglio, in questo caso trasparente, che si sposa benissimo con, quindi se volete mettere in mostra, S2023 in questo caso, ma esiste anche per altri modelli, sempre con la banda che si estrae, e alla fine abbiamo, diciamo, una un pochettino più protettiva, nel senso che resta sempre trasparente, però ha questo materiale di plastica più duretto e quindi la protegge un pochettino di più. Insieme a questi, Elago mi ha fornito anche lui, che è un oggettino veramente figo, dove all'interno c'è messo qui il caricabatterie del mio Galaxy Watch, che non poteva mancare in una bella scrivania, dove di fatto ho assolutamente tutto. Lui lo ricarica, fra l'altro c'è questa cassettina Bluetooth, fighissimo. Vi lascio i link sotto in descrizione, così potete sbizzarrirvi e cercare, trovare la vostra cover preferita in mezzo di miliardi di cover che ci sono, e Elago è sempre una gran bella sicurezza. Adesso passiamo al pezzo forte. E vi parlo di lui perché lui, come vi ho fatto vedere nelle storie, non è il classico monitor che abbiamo visto, rivisto, che dobbiamo collegare in Type-C. Non è il classico PC che ha dentro Windows e dobbiamo collegarlo nel mirroring, eccetera. Lui è una roba che non ho trovato altro sul mercato. È una roba unica. È un monitor dotato di tastiera e trackpad Bluetooth integrato. Può essere girato come meglio crediamo, quindi lo possiamo utilizzare, come vi ho fatto vedere in questo caso, l'ho messo in questo modo sulla scrivania per utilizzarlo con le più comode, la più comoda soluzione, che è quella del mouse e della tastiera, ma quando sono in giro posso utilizzarlo piegandolo tutto a 300, si piega a 360 gradi, quindi esattamente come un tablet collegato a Samsung DeX senza cavi. Loro si collegano senza cavi. È touch, è una figata incredibile. Gran parte degli shorts che
che avete visto, i shorts, dei reels, dei vari videetti che vedete, li ho montati direttamente utilizzando questa soluzione che vedete, che è sicuramente più comoda di la soluzione, ad esempio, CapCut che sto utilizzando in questo momento, fatta direttamente qui. È una figata per gestire file Excel, file di Word, mandare una mail, e tutto questo io lo posso fare sia in ufficio, ok, che quando sono in mobilità. Lo porto, lo accendo, vado sul toggle Samsung DeX, lui si collega e ho il mio PC portatile con tutto quanto sempre qua dentro, rispondo alle telefonate e posso continuare a lavorare tranquillamente. Fra l'altro, il tempo di latenza in wireless e col cavo è praticamente identico. Funziona, lui funziona benissimo. Ha uno schermo da 14 pollici con una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, è un Full HD, il tipo di pannello è un IPS, abbiamo per quanto riguarda lo schema colori è un 100% sRGB, ha due altoparlanti che diciamo io non ho utilizzato perché ho lavorato mettendo queste, comodissimo, non si sentono, quindi è andato perfetto. La particolarità è che è una batteria integrata, quindi con 10.800 mAh di batteria, ragazzi, io praticamente l'ho ricaricato una volta, ce l'ho da una settimana e mezzo, non l'ho mai più ricaricato e l'ho utilizzato, l'ho portato con me, l'ho messo dentro il mio zaino, l'ho tirato fuori per rivedere degli scatti, delle foto, per editare, come vi dicevo, dei video, per mandare delle mail. È ancora lì, è ancora lì. Ricarica la batteria in circa 2 ore, 3 ore al 100% e diciamo che riesce a sostenere senza alimentazione, però io vi consiglio, quando siete in un caso del genere, magari l'alimentazione potete anche metterla e dura veramente, veramente tanto. E abbiamo un cavo jack per mini jack per le nostre cuffie, quindi possiamo tranquillamente metterci un paio di cuffiette e ascoltare una videoconference, eccetera. Ripeto, io per rendere tutto più smart, senza cavi, non c'è un cavo. Ecco, cioè l'unico cavo è l'alimentatore del mio Galaxy Watch, è questo con Dielago. Poi non c'è un cavo in questa scrivania, è una cosa che è fighissima. Abbiamo un Type-C, un USB di tipo C per quanto riguarda la ricarica, la possibilità di inserire una micro SD, quindi per avere un ulteriore hard disk direttamente qui, che chiaramente vedrete sul vostro S22, potrete pilotare il tasto accensione e spegnimento, e da quest'altro lato avete un'altra Type-C che può essere utilizzata sia per collegare un altro schermo piuttosto che per collegarci altra roba, che chiaramente deve essere poi ottimizzata per Samsung DeX, un po' come la mia webcam di Logitech che sto mettendo un pochettino perché funziona con Chrome OS, funziona con Windows, funziona con Mac OS. Samsung DeX ho trovato un workaround, come dicono quelli bravi, però lo devo applicare, non avevo tempo, volevo far uscire il video. Avete visto che comunque funziona egregiamente, ma anche in quel caso ora lì c'è il cavo da mettere, però è funzionale, al limite potete utilizzare la webcam come webcam, selfie cam del vostro smartphone. È ganzo. Fra l'altro, loro mi hanno mandato anche questa plic che va messa qui. L'ho utilizzata onestamente non troppe volte, però per molti di voi potrebbe essere comodo perché basta poi agganciare lo smartphone e avere tutto qua. Io preferisco, visto che è wireless, non ho, però magari questo come accessorio è un accessorio che potrebbe tornarvi utile anche su altre combinazioni. E ragazzi, che dire, io credo onestamente di avervi dato un po' di spunti, un po' di robe fighe, soprattutto chi vuole utilizzare
diciamo meglio Samsung DeX. Samsung DeX è una piattaforma incredibile, è una roba che secondo me ha un potenziale infinito, che per chi fa una tipologia di vita dove non necessariamente serve il PC, però sappiamo che dentro il nostro Samsung della serie Galaxy, serie Fold, abbiamo questa super funzione Samsung DeX che troppo spesso dimentichiamo e che potrebbe tranquillamente darci una buona mano per gestire tutte le cose più normali, la vita quotidiana, in maniera totalmente differente, e anche qualcosa in più. Per questo qualcosa in più io rimando a un prossimo video, dove diciamo la mia idea è quella di girare tutto un video tutto intero con lui, magari con un S23 o un Mini, un Plus, lo standard, un Plus insieme, buttarlo qui dentro perché ho un'applicazione che è, e farvi vedere poi il risultato, quindi lavorare interamente con questa roba qua per riprodurre un contenuto video come... vedremo se saremo a quei livelli lì, secondo me si può anche fare. Qua mi rivolgo a tutti i creator, i content creator che vogliono magari iniziare, anziché fare un investimento galattico, potrebbe essere una soluzione. Uso il condizionale perché lo dobbiamo provare e ne parleremo. Io vi aspetto sotto nei commenti, quindi commentate, chiedetemi pure, perché come sapete io tutta la tecnologia che porto sul canale la utilizzo, quindi diciamo ora magari non sarò super iper tecnico, l'avrete capito, però nell'utilizzo delle cose, le funzioni, spippolamenti, questo e quell'altro, io posso sicuramente magari esservi utile perché ce li ho, quindi posso spippolare insieme a voi, capire, rispondervi. E poi rispondo sempre a tutti, ed è importante che voi scriviate, è importante. Con questo è veramente, veramente tutto. Io vi invito a iscrivervi al canale, mettere la campanellina. Mi raccomando ragazzi, Instagram, seguitemi su Instagram dove vi farò vedere tante altre chicche. E noi ci vediamo con il prossimo fantastico video. Ciao! We'll be right back.